L'esempio era che questi erano quello che saliva dalla radio, quello che saliva nei dischi. In realtà i musicisti si portavano dietro bagagli immensi di altre cose. E mi ricordo che Antonella, quando incontrò Mattia Bazzar, era già dotata del suo straordinario talento, Antonella Ruggero, però lo sperimentava su pezzi come questo, ovviamente. MIDI, non esistevano gli spartiti, non esisteva internet, per cui uno, se voleva imparare questa roba, doveva mettersela sul disco con il vinile, la puntina, andare avanti, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, finché riusciva a memorizzarla, e di solito faceva ottime figure, ovviamente, alle feste, perché tutti ascoltavano questa roba, poi piano piano la gente spariva, chi andava da una parte, chi andava con la coppia dall'altra, chi andava sulla spiaggia dall'altra, e il musicista rimaneva a suonare, quindi, o con la chitarra o col pianoforte. Però queste influenze progressive, comunque rock, hanno creato altri capolavori come questo.
che male fare. Faccio come Yuri Keiki, mi metto il borotalco perché l'umidità si sente.